ringraziamento particolare ad una grande campionessa che ci ha onorato della sua presenza, Patrizia Dottario. Eccola. Grandissimo applauso tutto per lei. Quindi campionessa olimpica e mondiale. Chiamiamo l'assessore Guido Campana, che ha una targa del Comune di Teramo. Il presidente del CONI, l'assessore allo sport e alla cultura del Comune di Teramo. No, ce l'ho. Facciamo in due. Allora, l'assessore allo sport del Comune di Teramo, Guido Campana. Targa il Comune di Teramo a questa stella che questa serata ha illuminato il cielo di Teramo. Adesso abbiamo anche gli altri componenti, il presidente del CONI, Italo Canaletti. Presidente dell'MSP Roberto Standoli, il presidente del CSI Angelo De Marcellis, Moda, Dante di Gian Natale, la gioielleria d'Antonio Lorella. Che offrono? Dov'è Antonio Rubini? Lo vediamo? C'è? Arriva? La gioielleria d'Antonio offre un bellissimo braille a Fabrizia. Grazie alla gioielleria d'Antonio. Bellissima macchinetta digitale. Antonio Rubini, c'è, eccolo lì. Chi glielo dà il pacchetto? A Fabrizia? C'è un passaggio di busta. Ecco. Oh, yalla. È Natale. Aiutiamola. Biancaneve, aiutala così mi leggi tu queste cose. Tieni, prendi. Lasciamogli un attimo la parola a Fabrizia. Tanto per me di nuovo Natale, grazie davvero a tutti quanti. È stata per me una serata bellissima, anche perché non mi capitava di esibirmi insieme a tante ragazze e bambine da parecchio. Ed è sempre un'emozione bellissima vederle, soprattutto le piccole, perché oltretutto poi mi ricordo, ecco, di quando ho iniziato io. Senza fare favoritismi, mi sono innamorata di un cagnolino. Cioè, sono troppo belle, veramente. Io ti faccio tanti complimenti, perché lavori con il cuore, si vede. Anche naturalmente a tutte voi. E tanti complimenti a voi ragazze. Mi raccomando, lavorate sempre col sorriso. E grazie al pubblico che è stato meraviglioso. Grazie a Fabrizia, un altro applauso per lei. E grazie a tutti voi. Grazie. Buonanotte a tutti! E ricordiamo che la scuola di ginnastica ritmica ha sede presso la palestra CAM a Teramo. Le iscrizioni si aprono il 12 settembre, le lezioni riprenderanno il lunedì 3 ottobre. Buonanotte!